dormi sulle piante? Veramente dormivo. No. Ma poi qualcuno mi ha svegliato e... Vai a Roma? Sì, vado a Roma per la prima volta. Ma solo di passaggio. Perché poi andrò missionario nelle Indie. Adesso scendo, eh? Mi sa che tu non ci vai nelle Indie, Filippo. Come non ci vado? Ci vado, ci vado. Ma come fai a sapere che mi chiamo Filippo? Dove sei, oh? Oh! Dove sei? Sarà il digiuno. Buongiorno, padre, un bicchiere d'acqua fresca? Sì, volentieri, grazie. Ah, freschissimo. Sì. Grazie. Che Dio ti benedica. Grazie, padre. Grazie, un po' di fresco. Dio vi benedica. Scusate, un tocco di pane, per favore. Ma quale pane? Tu hai visto del pane? No, ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Ma vattene. Buon appetito. Buongiorno. Buongiorno. La nascita. Fate la carità. Fate la carità. Signore, dai. Sono un povero cieco. Fate la carità. Spostati. Mamma mia, state sempre a oh, ah, ragazzi, e dai, vattene un po' via e porti pure iella, tiè. Piate stosse e vattene a casa. A Sararò, andiamo a bere un bicchiere di vino, lascia perdere, dai. Quale vuoi? La rossa o la gialla? La gialla. Su. Ecco. Non lo sai? Che è meglio chiedere che rubare? Non ci vuoi andare in paradiso? Cos'è il paradiso? Se magna? Pago io. Pago io. Ecco, la pancia ce l'hai piena. Questo ti riempirà la testa. Pace e bene. Oh, ma io non so buono a leggere. E io che ne sapevo? La divina provvidenza ti aiuterà. E tu adesso arrivi? E che cosa hai rimediato? Fermi! Chi sono io? E levate! Questa è mia! E questa è per voi! Mezza pagnotta! Che fai? Mi freghi la roba? No, Alessandro, ma che dici? Tieni! La sacca! Tieni! Tutto qui. Sono stizzozzi che ci hanno fame! Vieni con me, mezza pagnotta. Forza! Vieni! No! No! Io! No! 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 No!
Pezzenti. Tu non vuoi diventare come loro, vero? Ho un lavoretto per te. C'è uno che non vuole pagare. Vai da Fischio, ti spiegherà lui. Sei tu il prete che mi vuole parlare? E perché mi vuoi parlare? Beh, io finora vivevo su nella montagna, insomma. Eremita? Eremita, sì. Adesso vorrei... E andare nelle Indie come missionario. Missionario, sì. Sei combattente? In che senso? Quando si è trattato di menare le mani, le hai prese o le hai date? Beh, un po' tutte e due. Dipende. Da che? Se incontravo uno piccoletto, gli menavo giù. Ma una volta ho incontrato uno che era... Gordo. Gordo? Gordissimo, una montagna. E allora me l'ha date lui, ma io gliene ho dette tante. Teologo? No, tu sei teologo? Io no, no. Cosa leggi? Beh, avevo dei libri, ma uno l'ho scambiato con una casiotta a formaggio. Pezzo di che? No, no, intera. E torna qui quando ti senti pronto. Ma io mi sento pronto adesso, vorrei partire subito, padre. Non è possibile. Abbi pazienza. La pazienza è la virtù dei santi. Adesso. Fermi, fermi. Basta! Galliotto, Roma ormai è diventato un postaccio. È piena di ragazzacci. Non è vero? Lasciami stare, di parlare! Mi dispiace, Galliotto! No, no, no! Devi pagare! Ora, basta! Fermi! Ma che ridete, imbecilli? Venite, venite, venite di qua, venite. Ma levatevi di mezzo, smettetela. Chi è quel prete? Dov'è? Filippo. Io quello, lo conosco bene, lo vedo sempre in curia. Perché mio marito è uno dei sarti del Papa. E lui sta là, perché... Perché suo zio è cardinale, cardinale Capurso, conoscete? No. Solo che si fida di sto nipote, che invece è Lazzarone. E vuole i soldi nostri. Ah, sì? Quali soldi, direte voi, no? No, io non dico niente, non... Lui va in una bottega, dice, quanto avete guadagnato? Oggi 10? Allora 5 so per me, ha capito? Se volete protestare in curia, sa che dice? Sa che dice? Dice? E ricordatevi che di zio è il cardinale, capito, sicché roba, Questa è casa nostra. E ditemi un po', padre, ma mentre aspettate, dove dormite? Vicino alle chiese. Se piove sotto i ponti. Però... Nostro figlio Michele c'ha 8 anni. Non sa leggere, non sa scrivere, non sa far de conto. È più ignorante di suo padre. Avevamo chiamato uno per impararlo, Mastro Battista, ma... Ma quello se n'è scappato, ma perché mio marito... Ma dove sta che devo spiegare? Perché non gli insegnate voi? Non posso rimanere qui. Vabbè, ma intanto che aspettate, che fate? Che fate? Continuate a mangiare olive e a dormire sotto i ponti? Una bella stanzetta? Con un bel lettuccio caldo? E tutti i giorni un bel piatto di zuppa, a pranzo e pure a cena. Che ne dite? Resto. Che avete fatto di buono? La specialità delle parti nostre. Frattaglie di porco. Che rate, Resto lo stesso. Se bagna! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Signore, dimmi cosa devo fare per fare davvero la tua volontà. Io ti vorrei servire, ma non trovo la via. Me la devi indicare tu. Ecco, tuo padre vuole che impari a far di conto. Tu sai già fare un po' di conto, no? Ma che vuol dire? Ah, cominciamo bene. Beh, per esempio, quanto fa 7 più 5? 1, 2, fa 12, ma se aspetti lui, qui c'è amore un altro papa, c'è amore. Balbetta? No, Zagaia. Ah, ecco, bravo. Ma tu chi sei? Sei Polida, sua sorella. E allora, visto che sei così brava, perché non ti metti seduta lì a imparare anche tu qualche cosa? Ma io? No, io devo lavare i panni, li devo stendere. Ah, ecco, buon lavoro. Non è vero, ho finito tutto, posso restare? Certo, stai, stai anche tu. Allora, cominciamo a studiare. Beh, no, che fai? No. No, non mi dare le botte. Perché no? Perché ti devo dare le botte? Perché Mastro Battista, lo sai quante gliene dava? Ma io non sono mica Mastro Battista. Non avere paura, su. Anzi, metti seduto e facciamo un patto. Se voi state buoni, io non vi do le botte. State buoni? Una parola. Allora, state buoni. Va d'accordo, bene? Qua la mano. Qua la mano. Qua. Bravo! Benissimo. Adesso facciamo un bel gioco. Un gioco con questo libro. Io leggerò e quando avrò finito di leggere vedremo chi ha capito di più. Bene? L'uomo è stato creato per gloriare, lodare e riverire Dio. Tutte le altre cose sono state create per aiutare l'uomo a conseguire il fine per il quale era stato creato. Io non ci ho capito niente. E manco io. Però brava, hai vinto tu. Perché il gioco era chi capiva di meno. E tu sei arrivata prima. Allora io sono ultima. No, tu sei secondo. Forse in due. Adesso, chi mi sa dire... Mi sapete dire chi è Dio? Dio è è quello che se lo fai arrabbiare ti manda all'inferno. E tu lo sai chi è Dio? Tu, che ti nascondi lì dietro, lo sai chi è Dio? Vieni un po' qua, vieni. Allora, vieni. Come ti chiami? Pierotto. Allora, tu mi sai dire chi è Dio? Non so manco chi è mio padre. Ecco. Allora diciamo che io sono tuo padre. Ma che sono da dirci, prete? Allora, tu adesso dimmi e tu chi sei? Tu chi? Su, prova a cantarla. Su. E tu chi sei? E tu chi sei? Bravo! Dai! Dai, ancora! E tu chi sei? Sono il padre. E tu chi sei? Io sono il nonno. E tu chi sei? Io sono il padre del nonno. E tu chi sei? Sono il nonno del nonno del padre di tuo nonno. E tu chi sei? Io sono il nonno del padre di il padre alto. Fino ad arrivare, fino... Io sono Adamo. E tu chi sei? Io sono Eva. Brava! E chi ci ha creato? Dio. Bravissimo! Tu chi sei? Lasciamo un'altra volta. Sì, forza, fate. Vediamo se ve lo ricordate. Chi sei? E tu chi sei? E tu chi sei? E tu chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Pierotto, qui! Chi sei? Pierotto! Ma io mi stavo divertendo. Tu stai con me? Non con il prete. Perché non venite pure voi qui con noi? Su! Tu stai zitto, prete. Pierotto. Pierotto, vieni con me. Andiamo. Ci tradisci sempre. Andiamo. Buttiamo nella giro. Questa va a mandami moglie. Non può
posso digiuno. Allora queste le mando io. Le aveva fatte per il Papa, però gli stavano strette. Larghe. Ah. Ci provi, ci provi. Grazie. Michele com'è andato oggi, eh? Benissimo. Andato bene? È intelligente, sveglio, eh? L'ho detto, quello è il più intelligente della famiglia. Beh, c'è anche Ippolita. Che c'entra? Ippolita è femmina. Ah, ecco. Avremmo voluto altri figli maschi, ma il Signore non ce li ha dati. Grazie. Buonanotte. 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 Tu stanotte dormi fuori, così la prossima volta impari a ubbidirmi subito. Ma per piacere, mezzo pagnotta. Guarda, non ci provare ad entrare che ti faccio menare, eh. Ma io ho freddo. E se c'è freddo vai dal tuo prete. E voi che ci avete da guardare? Entrate! Svettola, boccetta, forza! Posso stare qui, qui al caldo, in una stanza comoda con un letto, con le pantofole rosse. Non posso stare qui mentre quei bambini, quei poveri bambini. Ma io dovevo stare su una nave in partenza per le Indie. Oh no, Signore, cosa devo fare? Dimmelo tu, cosa devo fare? Forza, andiamo! Che quello sa solo frignare. Dai! Su, Pierotto! Dai, Pierotto! Dai, Pierotto! Su, dai, Pierotto. Pierotto, è inutile che Pierotto. Fai tutte queste storie! Non ti crede nessuno! Dai! Andiamo, andiamo! Ti accompagniamo noi! Dai, vieni, Pierotto! Dai, forza, dai, ragazzi, dai, in città! Dai, vieni! Vai, forza! Un bracciale! Una moneta! Solo questo? Forza, tutto! Vabbè, aspettate qua. Tutto qui? Sì. Fermo. No, guarda, fermo. Spogliati. Guarda che non ti sto fregando. C'ho solo quella di moneta. Ho detto spogliati. Forza. Oh, sei più zozzo degli porci. Anche il nostro Signore in croce ha lasciato uno straccio addosso. Mezza pagnotta. Ma tuo padre non te l'ha insegnato un po' di carità cristiana? E che ci avete da guardare? Forza, a lavorare! Dentro! È meglio non intucciarsi. Oh, prete! Io non ti ho chiesto niente. Andiamo, va. Pierotto sta male. Sì, sì, sta male. Pierotto, sei proprio una femminuccia. Andatelo a prendere. Dai, Pierotto, aggrappati a me. Su, forza, andiamo. Andiamo.
Che hai fatto? Sei in ritardo, come al solito. Sono stato aggredito, zio. Un prete. L'avrei provocato? No, anzi, mi sono solo difeso. Ci sono testimoni. I tuoi amici? Alessandro, la Chiesa di Roma ha problemi molto più gravi delle tue scaramucce. C'è uno scisma in atto che scuote tutta l'Europa. Perché mi hai fatto chiamare? Padre Luciano? È venuto tuo padre. Mio padre? Sì. È qui? No. Ha lasciato questo. Oggi è venerdì. Mi raccomando, digiuno. E vatti a confessare. Andiamo a chiamare sua madre al bordello. Sì, quella ma viene. Ma chi sta morendo? Qui non muore nessuno. Andrei a prendere un pezzo di pane. Ma chi ce l'ha? E non stategli addosso, fatelo respirare. Andate a dormire. Ho detto andate a dormire! Perotto, Perotto, sveglia. Non ti volevo lasciare fuori. Ma pure tu potevi chiedermi scusa, no? Che ti costava? Perotto, guardami. Perotto. Perotto! Vieni con me! Aiutatemi! Ragazzi, porta! Andiamo! Da qui! Da là! Tutti, andare via, via! Prete! Dove stai? È colpa tua! Prete! Dove stai, prete? Ma che succede? Che è sta spada, via! È morto! Vengo giù io! Prete! Che gli è successo? È morto! Respira, portiamo subito all'ospedale. Via! Su, aiutatemi. Su, lasciate. Chi c'è? C'è qualcuno? Qui c'è qualcuno! Che fate qua? Non si può stare! Andate via! Ma che cos'è? Sta morendo, non deve morire. Dov'è un dottore? Che dottore? Faccio tutto io, ma sono panca. Faccio tutto io, a me, qua non se ne vedono, non è un palazzo di ricchi questo. Noi chi chiama il dottore io subito. E allora come facciamo? Ci arrangiamo. E preghiamo. Voi che fate lì? Aiutate qualcuno. Ma chi? È qualcuno che ha bisogno, qualcuno che ha sete, che non riesce a dormire. Su, forza! È incredibile, ti hanno benedetto. Di solito non l'ascoltava nessuno.
Se nessuno gli parla è chiaro che non possono ascoltare. Ma chi sei tu? Mi chiamo Filippo. E tu? Persiano Rosa. Adagio, eh? Ti fa passare la febbre e ti fa passare la notte. Certo che questo bambino è denutrito del mangiare. È strano che né la città dei papi, piena di chiese, piena di preti, non ci sia nessuno che si cura di questi bambini. Ma sei tu? No, io non posso. Io devo andare nelle Indie. Tu, piuttosto che sei di qui, hai una struttura. Tu dovresti interessarti dei... Ma no, per carità, io mi interesso dei pellegrini malati, ma io con i bambini proprio non riesco più a che fare. Oh, signore. Dormi, su. Dormi. Dormi, figlio mio. Finché la luna a dormire andrà. Dormi, ti guarda Dio. Finché il mattino ti sveglierà. Pagnotta, dove sei? Mezza pagnotta! Ma dove sono andati? Avete visto dei bambini? Ma che bambini? Sono dei teppisti! Oh, Signore, Tu mi hai condotto in questo luogo, ma non capisco perché. Perché, Signore? Dimmi, dammi un segno, Signore. Aia! Grazie, Signore, grazie. Fermo.
Che vuoi? Questa è casa mia. Te ne devi andare. Nessuno ti ha invitato. Sì, ma... abitate qui sotto. Beh, che te frega? Ma perché hai portato Pianotto all'ospedale pensi di essere amico nostro? Beh, magari proprio amici, no, però... Tu non mi piaci, prete. Non mi piaci per niente. Adesso te ne vai. Sì. Vado, vado. Ciao. Ma che ti ha fatto? Boh, quello è tutto matto. Andiamo, che è quasi pronta, eh? Coraggio! Fermi, fermi! Ma noi abbiamo fame! Pure io! Venite, che è quasi pronta, eh? Forza! Tu sei mezza bagnotta, no? Sì! Allora vieni qui a controllare il fuoco, via! Senti, prete, è il fuoco che te lo controlli tu. Ma tu non sei il capo. Certo. Beh, un capo è sempre capo. Cosa credi, che controllare che il fuoco non si spenga è una cosa da bambini, è una cosa da capi? Dai, via qua, dai, su, forza. Tu, distribuisci le ciotole e tu i cucchiai, via, avanti. Che si scuoce. Sa già un po' se è pronta, vieni un po'. Com'è? Va bene? È buona. È pure buona, dai, forza, su. Se magna! A me! A me! A me! A me! A me! Arrivo, arrivo! Ecco qua. Aprete, ma i soldi per pagarti sta brodaglia mica ce l'abbiamo. E chi ha chiesto i soldi? Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo venire a qualcuno? No, oh, consideratelo un regalo di compleanno. Chi è che oggi compie gli anni? Boh! Come boh? Io non so nemmeno quando sono nato. E neanche io. Boh, manco io. E tu? E che ne so? Nemmeno io. Allora, diciamo che oggi è il compleanno di tutti e festeggiamo. Sì! Oh, via, forza, festeggiamo. Al capo. Al capo. Sì, dai, anche a me, anche a me. Ecco qua. Pure a me, ancora. È finita. È finita, è finita. Piena. Ah, sì? Io vorrei avere due panze piene tutti i giorni. Io vorrei avere tanta minestra. Io vorrei diventare buona e andare in paradiso. Se ti presenti in paradiso ti cacciano a calci in culo. E invece tu, si prete, cosa vorresti per tuo compleanno? Ma io sono felice così. Ma se non c'è niente? Appunto. Ancora, sì. Ancora, ancora, è finito, ancora. Oh, ma che fai? Tu stanotte non dormi qui. Perché? A me non mi freghi.
La pentola era troppo piccola. Come hai fatto a preparare tutta quella zuppa? Perché avevate tanta fame. Tu sei uno stregone. Te ne devi andare. Sì, sì. Fuori! Saranno grandi. Padre, ma che è successo? E dove stanno le scarpe? Filippo, Filippo, le ho perse. Filippo, ma ho trovato quello che cercavo. Allora, qua ci possono andare 3 o 4 letti, altri 4 di qua. Là, 5 sicuramente, altri 5 lì, lì per lavarsi. Qui, venite, qua nella stanza mia. Ecco, lì ci possono andare perlomeno 6, 7 letti, e tanto io dormirò per terra, poi un lavabo che se devo lavare. E di qua? Ma che? Buongiorno, questo qui, se noi lo tiriamo qua, ecco, bravi, grazie. Ma chi è? Non che sta dicendo? Ecco, qui ci facciamo il refettorio. Gagliardo, se magna. Ma dov'è papà? Padre, ma che ci volete fare con sta casa? Un albergo? No, no, non paga nessuno, tranquilli. E chi ci deve venire a abitare? I bambini. Ma chi guida? Ma non avevate detto che volevate altri figli? Sì, ma nostri. E soprattutto non ladri. Ah, scusate, allora io non avevo capito. Non avevo capito bene prima. Non avevo capito. Scusate, non avevo proprio capito, scusatemi. E mo andate. Dai bambini, voi mangiate, fate un buon pasto, mangiate. Non posso andare, no. Ma tanto ci vediamo presto, bambini, ci vediamo presto. Buon pasto. Ma questo è matto. Meno male che se n'è andato, va? Bambini a tavola. Non ci avreste mica un paio di scarpe. Filippo, sei tornato. Un altro paio. Ah già, scusate, è vero. Buon pasto, ciao bambini. Forza. Il mantello, dimenticato il mio mantello. Sentite, non potreste regalarmi un po' di stoffa, un grande... Sì, sì. Paradiso, paradiso. Preferisco il paradiso. Ma quello che vuole ancora da noi? Paradiso, ma ci penso io. Paradaia! Oh! Beh, ma che state a fare lì? Venite qua, date una mano, venite, venite. Anche tu, mezza pagnotta, vieni. Serve qualcuno bravo, perché sennò qui casca tutto, eh. Dai, aiutaci, tu, vieni. Ah, lui è mezza pagnotta, lui è Michele e lei è Ippolita. Guardate un po' chi arriva. Pierotto! Principino. Pierotto, non ti fare questi scherzi. Ma chi è? Principino, le ho detto. Stia seduto, Principino. Ma voglio forza, vedere. Seduto. Hai visto tutti gli amici che ti festeggiano? Andiamoci con loro. Non voglio andare a casa. Questa no. Oh. Mi sa che quelli oggi non vengono. E con chi stanno? Pensai che stanno con quel prete là, col prete.
Vai! Ladri! Lascia stare! Fermi! Via! Fermi! Ho detto! Restituite subito tutto, anche noi! Ho detto chiedere le elemosine, non rubare! Avanti! Qua! Via! Perché perdi tempo con sti quazzi, prete? Che non l'hai visto che sono già persi? No, nessuno è perso. Ti sbagli, io sono perso. Gesù Cristo è morto per i peccatori e tu sei un? Un peccatore. Quindi Gesù Cristo è morto anche per te. Andiamo, bambini, su! Andiamo, forza, andiamo. Dove andare? Qua. Forza. Tieni. Mi avanzano due olive. Prendi. Oh, grazie. E anche un pezzo di pane ti avanza? Ecco. Quello più grosso? No, no, no. Va bene così. Va bene. Vedete? Basta chiedere. Chiedete e vi sarà dato. Posso prendere una mela? No. Non funziona mica sempre. Andiamo a mangiare. Via, il pranzo c'è. Vorrebbe, così mangiamo prima. Allora, questa è un'oliva. Va bene? C'è l'oliva, eccola qua. La vedete, no? Io la prendo, c'è l'oliva e non c'è più. Non è che non ci sia, c'è, ma non si vede. Proprio come nostro Signore, che c'è, anche se non si vede. Quindi noi per lui che cosa siamo? Ignorante, se Dio è il papà, noi siamo figli sui. Bravissima. E se non siamo figli sui, come dici tu, allora tu sei suo fratello. Tu sei suo fratello. E quindi siamo tutti? Fratelli. Brava. Ma è fratello di questo, non ce voglio essere. Meta pagnotta! Meta pagnotta. Forza, si va all'osteria a prendere i soldi al cambio dei cavalli. Anche voi, forza, in piedi, che si va. E se non volessero venire? Stai zitto, prete. Perché non lo chiediamo a loro? Mezza pagnotta! Muoviti! Dai, che se vieni tu, vengono anche loro! Forza! Mezza pagnotta! Guarda che se sto prete ti ha dato un pezzo di pane e quattro olive, rimani sempre il solito pezzente. Meglio pezzente. Che figlio bastardo di un nobile. Vattene! Vattene via! Via! Ci rivediamo, prete. Ti rivediamo. Guarda, non montarti troppo la testa. Oggi non sono andato con lui perché non mandava. Non perché siamo diventati amici. Sì, ma io questo l'ho capito, ma ti fa molto male. Quel prete è un pericolo per la chiesa, zio. Porta i bambini nelle campagne. Maschi e femmine, senza distinzioni di classe o di stato. Dice che la vita è gioia e che il paradiso aspetta a tutti. A tutti? Sì. E si prende libertà che non gli competono. Quale libertà? Beh, zio, io credo che soltanto un prete dovrebbe parlare di Dio. Quello fa parlare tutti quanti. Ladri, randagi, prostitute, figli di prostitute. Come mai mio nipote si preoccupa così tanto del decoro di questo prete? Non sarà per l'affronto che ha ricevuto? Oh, zio, no, io parlo soltanto per il bene della Chiesa. Vai, vai. Se sarei ricco, non laverei più sti panni. Io invece vorrei essere re, così c'è servi che me lavano. È come la canzone. C'è chi ama la ricchezza e vestirsi come un re. C'è chi non vuol fare niente e non vuole faticare. Ma per me, no, non va. Io preferisco un'altra cosa. Che cosa? Il paradiso. Dillo un po', Michele. Cantalo. Come dico io però. Paradiso. Paradiso. Bravo. La seconda. Paradiso. Paradiso. Adesso la terza, attenzione.
Preferisco il paradiso. Preferisco il paradiso. Tutta insieme adesso, via. Paradiso. Un. Paradiso. Un. Preferisco il paradiso. Bravi, paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso. Filippo. Bravi. Che c'è? Buongiorno. Buongiorno. Scusa, ecco, ho pensato a quello che mi ha detto e... insomma, allora... Mi vorrei confessare. Eh? Mi vorrei confessare. È una bambina. Ma che stanno facendo? Cantano, ballano. Sembra un sabba. Eccolo, è quello. Sta confessando in spazi non consacrati. Ho visto abbastanza. Tossisci, Pirotto? Solo lui. Fai A? Ah? Ho detto solo lui! Beh, comunque si è sembrato. Sì, già, sì, ne ho visti tanti di questi casi qua. È chiaro, chiaro, sì, sì. È ovvio, è ovvio. È tutta la mia esperienza, certo. Perché per me è chiarissimo. Insomma, come sta? E che ne so, mica sono medico. Ma come dici che è chiaro? Ma sì, è chiaro, è guarito. Però in questi tre giorni che state con te, già, è più zozzo di prima. Ma si può sapere perché mi hai riportato questi delinquentelli qua? Sono figli tuoi, sono tuoi bimbi. Le catacombe fa un freddo. E qui almeno stanno un po' al caldo. Non ricominciamo con questa storia, per favore non ricominciamo, su, andate via, non toccate queste cose. No, volevo dire che tu stai da tanto tempo a Roma, però pratichi la carità da sempre. Se non li vuoi qui, almeno indica un posto dove potrebbero stare. Ne abbiamo già parlato, Filippo. Io sono capace di seguire gli ammalati e i pellegrini. Tu invece sei portato più per i bambini, è la tua vocazione. La mia vocazione sono le Indie, però io ti giuro che se io avessi un posto, glielo darei. Ma tu l'hai visto? Hai visto come si è ridotto Pierotto? Sì, sta meglio, sta meglio. Sta meglio, però quello... Io non dico niente, ma altre due notti dentro le catacombe, quello... ci muore. No, 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 per carità, io lo dico per la tua coscienza, non è che... Filippo, lo sai che tu sei un gran... Non lo dire, non lo dire. Io non lo dico, ma tu lo sei lo stesso. Ah, eccoci. Mi raccomando, sotto qua c'è un ospedale. Ecco. Poi, Filippo, siamo d'accordo, io con i bambini non voglio avere nulla a che fare. Ma che è sta galera? Questo si chiamerà oratorio. Bravo, oratorio, oratorio. Dalla parola latina orare, che significa pregare. E questo significa che quando voi volete potete venire qui a pregare, a ballare, a cantare, a recitare, a fare tutto quello che volete. Insomma, a imparare qualche cosa. E oggi cosa impariamo? Intanto oggi impariamo a sistemare tutta sta roba. Filippo. Sì, vanno convocato in curia, cardinale Capurso. Lo zio di Alessandro. Ma subito. Subito. Vabbè, allora cominci tu a sistemare sta roba. E chi se no? Bravo, bravo. Lo sapevo, lo sapevo. No, 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 fermo, fermo. State buoni. Tu sei Filippo? Sì, Eminenza. Mi hanno parlato molto di te. Spero al meglio possibile, Eminenza. So che vuoi andare missionario e che non puoi farlo perché è stato posto un limite alle partenze. È così, purtroppo. Ma a questo si può porre rimedio. Io ti posso aiutare. Le vostre parole mi riempiono il cuore di speranza, Eminenza. Naturalmente a patto che tu torni nel seminato della Chiesa. Non capisco. Che tu torni nel seminato della Chiesa. No, non è che non abbia sentito, ma non capisco il senso. La tua attività
con quei ragazzini contraddice lo spirito di rinnovamento della riforma della Chiesa che è in atto. Non mi permetterei mai io. Non c'è raccoglimento nel tuo postulato, non c'è riflessione, meditazione, solo confusione. Invece che pregare li fai saltare, gridare, abbracciare, cantare. Beh, Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. E poi li confessi per strada. Vivi con loro in una tenda. Questo non è degno di un rappresentante della Chiesa. Beh, se a vostra eminenza può interessare, io avrei trovato un luogo al chiuso dove organizzare un bell'oratorio. Cosa? Oratorio, eminenza, è un luogo dove i giovani possono andare liberamente, incontrarsi e parlare ciascuno di Dio. Senza una regola. Ricordati che soltanto i preti possono parlare di Dio. Ah, ecco. Questo posto lo devi chiudere immediatamente. Beh, io posso anche chiuderlo, ma poi i bambini dove li porto? Posso mica portarli qui, da lei, in curia? Se questa è la tua risposta, vuol dire che ne parlerò col Santo Padre. Ti manderò a chiamare. Puoi andare. Puoi andare. Sì, Eminenza. È un'ora che stai pulendo questa parte. Credo che sia di terza. Ora io mi alzerei. Bravo, così. Oh, Filippo! Bambini, entrate, entrate. Su. Che bello! Ecco, entrate. Com'è andata? Che? Col cardinal Capuzzo. Ah, bellissimo. Ah, ah, persona squisita. Abbiamo parlato dell'oratorio, abbiamo... Anzi, mi ha detto... Poi mi ha chiesto di te. Bene. Di me. Filippo, eh? Te l'ho detto tante volte, bisogna stare più tranquilli, bambini, non fare meno baccano. E poi, quando vai alla curia, devi avere molta prudenza, molta prudenza. Ma che meraviglia. Ti siete divertiti? Mica tanto. No, allora adesso andiamo a fare una bella passeggiata. Sì! Cantando. Paradiso. Vai, paradiso, vai. Sì, paradiso. Paradiso. Ma come cantano? Sono bravi. Paradiso, paradiso. Sì, 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 sì. Vuoi venire pure tu a passeggiare? Sì, ma cantate paradiso, anche insieme, cantiamo tutti insieme. Paradiso, paradiso. Andiamo, andiamo, ragazzi, su. Venite qua. Mezza bagnotta. Leggi, tu leggi. Ma Filippo, ma non so legge. Ti insegna Ippolita, dai, su, forza. Ecco. Vieni. 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 Vieni a giocare. Tu come ti chiami? Camillo. Ma che nome è Camillo? Perché? Che nome è mezza bagnotta? Lui è mezza bagnotta, lei è Ippolita e lui è Camillo. Vieni, vieni. Forza, ragazzi! Via! Gioco anch'io! Questa qua a me! Scusate, padre. È vero che voi confessate? Sì, figliolo. Nel padre, figlio, spirito santo. Allora... Padre, io rubo. Pure te? Ma è un'epidemia. Rubo tutte le settimane sulla paga dei miei dipendenti. Ma che peccato. Non lo farò più, ve lo prometto. Mi legherò le mani. No, le mani ti servono per restituire il maltolto ai tuoi dipendenti. Eh sì,
Ora, ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Vai con Dio, va. E voi che volete? La confessione. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancto. Allora, figliolo, tu preghi? Io prego fino al primento. Quindi dalla mattina alla sera? No, solo la sera prego. E perché? È la notte che mi viene paura dell'inferno. Ma Dio non è paura, Dio è gioia, felicità. E quindi pregalo in ogni momento e cerca di essere felice. E la penitenza? La penitenza è questa, prega a Dio e cerca di essere felice in ogni momento e vedrai che lo potrai lodare. La penitenza è quella di essere felice? Sì. Grazie. Ego ti absolvo, peccati stessi, non le parate di spirito. Il Papa vuole incontrarvi. E poi mi pento di averti mentito. A me? Hai mentito? E quando? Beh, col cardinal Capurso non è andata poi così bene, ma è andata, direi, piuttosto... Male? Male. Quanto male? Beh, diciamo che l'ho contraddetto un po'. Contraddetto un po'? Sì, e... insomma, il Papa mi vuole vedere. Il Papa? Il Papa. Il Papa? No, io ho sbagliato tutto. Tutto ho sbagliato. Io ho visto il cardinale Capurso e non ho sentito la voce di Dio, quello che mi diceva. E che diceva la voce di Dio? Credo che mi dicesse che il mio posto è nelle Indie. Ah, le Indie? Sì. E questi qua cosa fai? Te li porti con te? Ma che c'entrano loro? Questi sono i tuoi ragazzi. Sono i pellegrini che sono venuti per te. Sono gli uomini, le donne, i malati che ti vogliono come confessore. A loro devi pensare ora. Non alle Indie. Sì, ma cosa gli dico al Papa io? Se lui mi chiede di chiudere tutto, io non posso mica dirgli di no. Beh, puoi dirgli che hai dei progetti precisi e che vuoi fondare qualcosa di stabile. Io? Qualcosa di stabile io? Non ho mai visto. Effettivamente. Non hai tutti i torti. Una confraternita. Gli dici che vuoi fondare una confraternita. Ove tu puoi curare i tuoi ragazzi e io curo i miei malati. Noi due insieme. Noi due insieme. Ma poi dovrei passare tutta la vita insieme con i bambini. Tu con i bambini è che... Sì, sì, forse una volta, ma ormai mi ci sto abituando. Ah, sì? Sì, sì. Aia! Penitenza. Più di questa. 50 Ave Marie, 50 sì. Paternoster, sì. 50 atti di dolore. 15 rosari. Così tu saresti famoso, Filippo? Sì, santità, ma famoso no. Ho saputo che hai costituito un posto che hai chiamato oratorio. È un luogo dove i giovani possono venire ed imparare l'amore di Dio. Santo Padre,
è soltanto una vecchia soffitta dove si mescolano maschi e femmine, di ogni censo, nel caos più totale, e dove tutti possono parlare di Dio. Il cardinal Capurso ha ragione, ma siamo solo agli inizi, stiamo cercando di organizzarci. Confraternita. Ah, ecco, appunto, volevo approfittare di questa occasione, Santità, per chiederle il permesso di fondare una confraternita. Ed io con padre Pezziano Rosa, vieni, mica se magna, sua Santità è il servo dei servi. Ecco, io e padre Pezziano vorremmo occuparci dei bambini, dei malati e dei pellegrini per dar loro un luogo stabile. Una confraternita avrebbe almeno bisogno di una chiesa. Tutto di una regola. Lo sai a cosa porta l'assenza di regole e di principi? Anarchia, scismi. Santo padre, quei bambini sono ladri, figli di prostitute. Non sarebbero nemmeno degni di stare in un'osteria. Figuriamoci davanti a Dio. Torna tra un mese. Fammi vedere se almeno sono degni di stare davanti al Papa. E poi parleremo di questa confraternita. Ma Santo Padre... Va bene, Santità, va bene. Aurelio, vieni avanti. Questo è mio nipote Aurelio. Durante questo mese starà con voi e mi racconterà quello che succede. Grazie, Santità. Ciao. Beh, è andata bene, no? Ma per piacere, Filippo, come facciamo a renderli presentabili per il Papa? Non lo so. Che gli facciamo fare? Non lo so. Il tutto in meno di un mese. Finalmente faremo un grande coro e andremo tutti a cantare insieme, tutti i bambini, davanti al Papa. Con le pignatte? Sì, con le pignatte, comunque sia. Tutto questo baccano. Ma non hai sentito che ritmo? Ma non è il ritmo, silenzio! Questo chi è? Oh, lui è Aurelio. Adesso, Aurelio. Ecco, lui verrà a stare qui con noi all'oratorio e poi farà parte del coro. Coro? Coro, sì, perché faremo un grande coro e andremo tutti a cantare davanti al Papa. Canta solamente in latino, vero? Eh beh. Beh, sì, ringraziamo il cardinaletto, ma che ci vuole cantare in latino? Lo impariamo. Oremus. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Sono 10 volte che ve la canto. Vediamo un po'. Chi l'ha imparata? Io! Oh! Cantala, dai, Pierotto! Canta al merlo sul frumento e verremo a cena qui. Bravo, bravo, bravo! Bravissimo, è bravissimo! Allora posso fare parte del coro? Beh, no! Sai perché? Perché io ho un compito molto più importante per Pierotto. Sarai sempre vicino a me e terrai gli spartiti. Cosa sono gli spartiti? Gli spartiti sono dei fogli di carta dove c'è scritta la musica, le note, capito? E interverrai ogni volta che qualcuno sbaglia, va bene? Allora, c'è qualcun altro che l'ha imparata, la canzone? Nessuno? Tu, mezza pagnotta, l'hai imparata? Aprete, messo qua perché fa caldo e per mangiare. No, per cantare.
Vabbè. Prima canti e prima mangi. Però se non sei buona a cantare. Io sono capace di fare tutto. Ah sì, allora canta. Canta il mero sul frumento. Vai, corremo e corri qui. È sbagliato, le vere parole sono verremo a cena qui. Oh, ma che ci avete da ridere? Ma lo sai che sei bravo? Ma cosa sta cantando? Le parole vere sono tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Ah, e tu sai che cosa significano? No, come tutti. Bravo, Aurelio. Loro la cantano così per quelli che non sanno il latino. Tutti? Beh, sì, tutti, perché? Perché siete ignoranti. Ma ti squarto! Aspetta, che ti squarto! No, aspetta. Buono, buono, buono. Dobbiamo cantare al Papa, eh? Quindi, vediamo un po'. Però il tantum ergo è meglio che non lo cantiamo, perché è un po' troppo difficile. E cantiamo... Gloria. Che è una nuova bambina? Un, due, tre. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Va bene, benissimo, benissimo. Vieni, vieni giù. Perché adesso piano piano poi dopo le cose migliorano. Benissimo. Ricominciamo. Gloria in excelsis Deo. Siamo andati? No, no, no. È che siete ancora un po' timidi, diciamo, un po' poco organizzati, però... Scusate, ma ho assistito alle prove e vorrei, se permettete, darvi un consiglio. Va bene, Camillo ci vuole dare un consiglio. Benissimo. Vedete, quel ragazzo più alto è un contralto. Quello lì, Stecco? Lui? Alzati un po'. E non deve cantare con quelli che sono soprani. Ah, e dove deve andare? Lo dovremmo spostare nel gruppo dei ragazzi, più su. Vai su, Stecco, vai. Più su, vai più su. Quei due, sì? A mio avviso, sono mezzi soprani. Siete mezzi soprani voi due. Perché mezzi? Ha ragione, perché siamo mezzi? Beh, perché siete ancora piccoli, poi quando crescerete diventerete tutto soprano. E che devono fare? Sì, dimmi. Su. Vai più giù. Camillo? Dov'è mio figlio? Forse in sala d'armi. No, là non c'è, dimmi dov'è. Eccellenza. Se non mi dici dov'è, ti faccio assaggiare la frusta. Hai capito? Oh.
Cerco mio figlio. Qui non c'è nessuno. Togliti. Te ne devi andare. No, mezza pagnotta. Ho detto togliti. Ah. Grazie lo stesso. E mica sono infame. Ciao Camillo. Mi dispiace di non avervi detto che... No, signor principe, non è di botte che ha bisogno Camillo. È mio figlio. E so io quello di cui ha bisogno. Noi crediamo che siano nostri i figli, ma colui che pianta e annaffia non è nulla. È solo Dio che fa crescere. Vieni via tu. Siamo senza solista. Perché questo ti sembra un coro? Il solista lo voglio fare io. Sono l'unico che ha studiato musica. E allora? La bravura non si impara. C'ha ragione. Ma almeno io so il latino. Mezza pagnotta. Ci arrisiamo? Basta! Su, avanti. Metti al posto tu. Su, adesso ricominciamo. Forza. Fermo, fermo. Buon, basta, basta. Vai, vai tu. Tu. Meno di testa, più... No, 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 non va bene. Allora posso fare il senso? Vedremo, vedremo. Adesso siedi. Io? No, no, no. Siedi, no. Dai, ragazzi, sotto. No. Allora, mi piace la verdura. A mezza magno, guarda che così sono davanti al papa, non c'è gatti. No, no, vieni qui, vieni qui. Vai, caro, vieni. Ippolita, Ippolita, che fai? Canti anche tu. Oh. Ma così ti impari. Aspetta, fammi vedere. Complimenti. Bravo, bravo. Aspetta, aspetta, Alessandro, fermati. Via, via, via. Ma che è sta rabbia? Vai. Guarda che la rabbia c'è, altra rabbia. Ma che c'hai dentro? Che ti manca? Zitto, prete. Guarda che io ti ammazzo. Ma che aspetti? Fermalo, no, vai! Alessà, che fai? Sei matto! Oh. Vieni via! Filippo! Dai! È bene? No, tutto bene! Tutto giustissimo! Ma tutto benissimo! Sì, sì, Filippo, tutto bene! Tutto bene, sì! Quest'uomo a momenti ti ammazza! Questi non sanno una parola di latino, ci manca solista. Domani siamo dal papa e siamo di perdere tutto. Allora, non raccogliete qualche cosa? Raccogliete perché se questi mangiano stasera, domani, che devono cantare, cantano meglio, capito? Ecco. Oh Gesù, proteggi tu. Domani dal papa non meritano di fallire. Aiutami. Se tu non mi aiuti, io non farò mai bene. Non ti fidare di me, Gesù. Solo aiutami, perché io da solo non ce la faccio. Pane nostro quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 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 Ragazzi, andove? Pesce. A me non mi hanno detto niente, fermo un po'. Oh, io devo soltanto consegnarlo. Lo lascio a voi. Tanto se provo a mano non so fatti mio, amo vostro. Mamma mia, uno puzza. Vattene, no? Vattene. Io non capisco, ma quante volte devo ripetere?
Camillo! Mezza pagnotta. Abbiamo bisogno di te. Non posso uscire. Tra un'ora andiamo dal papa e senza di te sarà uno schifo. Ti prego, Camillo. Filippo ha bisogno di te. E va bene. Di là, scappiamo. Andiamo. Dai, forza, corri, avanti, su. Forza, corri. Dai, ti vesti intanto mentre corri, avanti. Gagliardo. State buoni. Più piano. Andiamo. Forza, dai, non vi preoccupate. Non abbiate paura, su, forza. Camillo, ma che fai qui? Ci ho pensato io, Fili. Forza, andiamo, dai, forza. Su, bambini, su. Forza. Tutti là. Su. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. Vedrai, il tuo papà sarà orgoglioso di te. Vedrai. Padre Filippo, potete cominciare. Sì, subito. Pronti? Su. La sai benissimo. La sa. Su, forza. Para.
Grazie a te e ai tuoi ragazzi. Ci avete dato una gioia immensa con questa esibizione così commovente. Grazie. E concederò a te e a padre Persiano Rosa la confraternita. Grazie, Santità. E comunque ti informo che ho dato ai gesuiti la possibilità di mandare altri missionari nelle Indie. Se vorrai partire, ci sarà un posto anche per te. Grazie, Santità. Ma le mie Indie sono qui. Bravo Pierotto, se non fosse stato per te... Ho fatto tutto quello che volevi tu. Stai attento a intervenire se qualcuno sbaglia. Bravo, e tu sei intervenuto a tempo, bravissimo. E ho saputo che l'hai aggredito in piazza davanti a tutti. Proprio adesso che quel neri è entrato nelle grazie del Papa. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mi sono soltanto difeso, zio. Lo sapesse tuo padre. Non credo che a mio padre interessi molto quello che faccio. Sai qual è la punizione per chi tenta di ammazzare un prete? Il carcere a vita. Mi ha denunciato lui? No. Grazie a Dio, no. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Però questo non assolve la tua coscienza. Devi far penitenza, pane ed acqua, e dovrai chiedere perdono. Perdono? Sì. A chi? A quel Filippo. Meglio l'esilio. Alessandro, questo non è un consiglio. È un ordine. Non ho nessuna intenzione di chiedere perdono a un prete che si accompagna delle prostitute. Ma che stai dicendo? Vuoi dire che frequenta... È un'accusa molto grave la tua. Puoi dimostrarla? Certamente, zio. Sai, mi sono sbagliato su di te, mezza pagnotta. Tu sei un tipo in gamba. Puoi diventare un importante. Vestiti, soldi, mangiare quanto vuoi. Puoi prendere il posto di Fischio. Ma cosa dovrei fare? Aiutarmi con quel prete. Ma che ti ha dato quel prete, eh? Niente. Io ti posso dare tutto. Forza! Senti, mezza pagnotta, forse non ci siamo capiti. O vieni con me. O resti qui dentro finché cambi. Allora?
Otto che ha trovato la soluzione. E poi questa Camillo perché non ha cantato ma canterà la prossima volta. Filippo! Filippo, vieni! Filippo, non posso, c'è una donna che sta morendo. Ci vuole confessare. Vabbè, non mi mangiate tutto, Come ho detto. Ma che fai? Ma no, niente. No, come niente? Guarda come siete conciato. Che... Sì, ma è roba di donne. T'hanno menato le donne? La madre figlio, quella sta a morire. Ma la conti giusta pure. Aspettami, aspetta un momento. Vieni, forza. Vieni, che siamo quasi arrivati. Sta là dentro. Dove? Là. Che fai? No, è che mi fa impressione vedere la gente morire. Eh? Mi fa impressione. Impressione. Stai meglio, Sono guarita. Padre. Venite. Su, su, venite. Venite. Vieni, su, 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 su. Venite, padre, venite con noi. Venite, venite. Non vi mangiamo mica, è vero che non lo mangiamo? Eccoci, padre Luciano, in quel postribolo. Gesù la sollevò da terra e le disse: ti siano perdonati tutti i tuoi peccati, perché tu hai molto amato. Ah, Alessandro, eccoti. Padre Luciano, vieni. Stavo raccontando alle tue amiche qui di quando Gesù incontrò la peccatrice nella casa del fariseo e da quel giorno lo seguì. Sua zia non sarà per niente contento di questa pagliacciata. Mezza pagnotta! Mezza pagnotta! Sei stato tu! Ma che dici? Tu hai detto al prete che c'erano le mignotte! E non gli hai detto niente! Bastardo! Scherzo, non è stato niente, dai, su, forza! Dai, non puoi fare più niente per me! Ma no, vieni qua, domani vieni a confessarti e passa tutto, su! Ma che hai lì dietro? Hai visto? Fa vedere! Ma che hai fatto? Che hai combinato? L'ho ucciso! Ma chi? L'ho ammazzato! Ma... L'ho ammazzato! Che succede, padre Filippo? Ah. Che succede? Una disgrazia, gli hanno dato una cortellata. Vattene, prete. Cos'è? Sei venuto a confessarmi? Lasciami! Solo se lo vuoi. E ora confesso che io ti odio. Odio te. E il sorriso dei tuoi ragazzi di pezzenti. E confesso che odio mio padre. Che si vergogna di avere un figlio bastardo. Lo odio perché mi ha sempre lasciato da solo. Ma ora non sei solo. Thank you.
guarda, è per un miracolo. No, 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 è un miracolo. No, no, no. No, 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 niente, no, no, grazie. Che succede? Ma niente, non succede niente. È sangue. Mezza pagnotta dov'è? Non l'ho visto, non lo so.